Benvenuti amici in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Rimini in occasione del Rimini Wellness, la fiera del fitness più grande d'Italia. Finalmente quest'anno sono riuscito a esserci anch'io, non vedevo l'ora, la prima fiera del fitness, la prima vera grande fiera del fitness a cui posso partecipare. Non vedo l'ora di scoprire le grandi innovazioni del fitness, ma soprattutto questo posto pullula anche di fitness influencer. Ma tutta questa gente famosa va cercata, un po' come i Pokémon, quindi iniziamo la ricerca, vi porto con me, let's go! Allora, questo posto è pieno anche di culi, quindi il tuo compito sarà trovare il leggings perfetto, perché se lo faccio io è molestia, ma se lo fai tu va bene. Ma culi a parte, ho pensato di sfruttare questo posto ricco di gente grossa, di sportivi, di atleti e di fitness influencer per proporre la mia sfida. Proporrò ai passanti di fare una delle flessioni più difficili che io conosca. E chi riuscirà, già lo sapete, vincerà un bel premio. Una butterfly push-up equivale a 10 euro. Facile, semplice e veloce. Allora, qua alla fiera dei grossi abbiamo trovato uno grosso. L'atleta ibrido per eccellenza. Qua c'è puzza di inganno, ragazzi. Ad Ome gli proponiamo la sfida. Allora, di fare un piegamento. Sì. Solo uno e se lo fai vinci 10 euro. Sì. Però il piegamento si chiama butterfly push-up. Ok. Ora ti faccio vedere com'è. Uno, Uno. Uno. Allora, devi metterti giù in posizione di piegamento, sì. Piedi uniti, sì. Alzi due arti opposti, così, e? E devi andare giù senza appoggiare gli arti. E ciao Toto. Tu che pazzo. 10 euro facile, facile, easy toy, dai che ti compri. Mai nella vita, adesso faccio la figura del ti salame. Ti compro lo shaker proteico. Adesso faccio la figura del salame. Allora, devo trovare l'equilibrio giusto. E ciao, fuori di testa sei. Vai giù. Ma neanche parto io, Vai giù! Vai giù, la fai semplice! Giù. Ragazzi, niente, 10 euro. 10 euro. Dopo tutto, bisogna calistenico come si deve, raga. Grande Giulia. Grazie, Dome. Grande Giulia. La prossima la voglio vedere. Almeno 5. La vedo dura. È la prima volta che vedo un manubrio da 60 kg. Sono solo per Andrea Presti. Mi sa che li ha dimenticati qua, mi gira un po' la testa. Allora, il mio obiettivo ora è metterli a posto. Perché vedi, la gente li alza, vuole fare il figo, ma poi non li mette a posto, li molla lì. Oh, madonna, mi è scoppiato un'ernia. Alessandro ha deciso di accettare la sfida. Allora, Alessandro, un piegamento, se riesci a farlo vinci 10 euro. Vai, Alessandro! Hai toccato con la manina. Let's go! C'era, cara. Leonardo ha visto cosa sta succedendo e vuole provare anche lui. Allora, se riesci a fare questo piegamento, 10 euro sono tuoi. Vai, Leonardo, vai, che c'è? Eccolo. Tu sai che ci sgridano proprio. Vai veloce! Girati di schiena. Girati tu! Ah no, tu devi girare, io ti prendo. Cazzo! Mamma mia! Siamo qui con Valeria, la prima ragazza spartana incredibile che prova anche lei, quindi già onore assoluto per questo. Quindi vai Vale, facci vedere. Fagli vedere a questi uomini come si fa. E 10 euro saranno tuoi. Io non so Vale. Quale fare però. Scegliene una. Giù. Ciao. Così, così. È l'equilibrio che è tosto. È l'equilibrio, vero? Ah, Vale che si è messo il gioco, dai. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. Allora, sono qua con Alex, Gabriele. Alex e Gabriele, allora, Alex e Gabriele sono belli grossi, secondo me 10 euro se li portano a casa. Come promesso, l'ha fatto, quindi 10 che sono. Grazie, gentilissimo, grazie. Bravo anche tu che ti sei messo in gioco, bravissimo. Bravi ragazzi, il fitness ripaga, hai visto? Là ci dovrebbe essere Andrea Presti, ma notavo che pure i cameraman sono grossi.
Finalmente sono riuscito a vedere Andrea Presti, la prima volta nella vita. Dal vivo è ancora più grosso. Mi avrebbe fatto piacere fare anche una foto, addirittura magari due parole con lui, però è veramente inarrivabile. Oltre il caos c'è anche una valanga di persone, e quindi mi accontento di averlo visto da lontano. Nel frattempo, mentre eravamo lì, è passato anche Lazzarin, Danny Lazzarin, con i bodyguard in mezzo alla folla come uno squalo. Lazzarin, Lazzarin, Lazzarin. Ma spero di diventare così famoso da riuscire a fare un video con lui senza bisogno di guardarlo da 10 metri di distanza. Arriverà, arriverà. Sono super gasato perché ho beccato anche quel dragone di Valentino Young. Ma figurati un po' se proprio quando devo parlare con lui mi sono dimenticato di collegare il microfono. Porca miseria, ma tranquilli che vi doppierò tutta la conversazione. Valentino mi fa: Toto, ma che ci fai nel mio territorio? Sono venuto fin qui per sfidarti nella flessione impossibile. Innanzitutto ci tengo a dirti che per me nulla è impossibile. Ma è impossibile! Magari se appoggio un dito qua non se ne accorge. Ecco, mi devi 100 euro. Qua invece vedete Valentino che mi prende le misure del polpaccio perché ha deciso di cucirmi un abito elegante su misura. Questo è il pranzo del fitness influencer. Abbiamo esattamente, fai vedere, 1, 2, 3, 4, 5 penne. Non di più. Sono buonissimi, eh. Un po' poco, ma basta, per due giorni sono a posto. Il trucco in queste fiere, per mangiare gratis, è andare avanti a sciottini di roba mignon. Però sopravvivi, eh. Passi di banco in banco, ti danno i mini biberon. Cazzo, buono. MW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Abbiamo beccato quel leone di Tomasino. Ora provo a proporgli la sfida. Marco mi ha veramente sorpreso, al primo colpo come un pazzo l'ha fatta senza problemi. Poi chiaramente ho voluto lasciargli il premio, ma lui è stato generoso, non l'ha voluto. E indubbiamente ho voluto mettere alla prova anche Jack, solo che sul posto non mi ero accorto che ha alzato il piede sbagliato, quindi è molto probabile che non ce l'ha fatta solo per quel motivo. Ma comunque sono stato super super felice di averli incontrati. Se passi dopo un po' si dimenticano di avertene dato uno e te ne danno un altro. E quindi andate avanti così, ragazzi. Alla vostra. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm. E vuoi non proporre la sfida anche a un campione italiano di streetlifting? Certo che sì. Ho incontrato il gasatissimo Luca Romano, che senza pensarci due volte si è messo in gioco. E dopo qualche primo tentativo arrancante, ce l'ha fatta, l'ha chiusa. E gli ho consegnato le meritatissime 10 cucuzze. Vuoi non partecipare? Bomba, banana, baia, lamba, retratto, paronda. E gli ultimi a cui ho proposto la sfida sono quei pazzi furiosi degli Street Gorilla. Claudio e Domenico, due leggende del fitness italiano. Anche perché poi 10 euro per noi non sono niente. Lo so che sono spiccioli, però io devo farlo con un sacco di gente. Cazzo. Volete farlo o no? Beh, voglio solo vederlo. Faccio vedere, dai. Colpetto. C'è, grande, bro. Ma ci sono i soldi che... No, te li do. Ma cazzo, è quello, raga. Te li do. Vuoi provare anche tu? No, non ci voglio. Va bene, va bene. Basta. Te li do. Un portone che abbiamo fatto, dai. Te li do. No, troppo basso. Allora, troppo... Il problema è che ho fatto il contenuto. Troppo onesto. Tra l'altro tutto ciò davanti ai cessi. È stato un piacere, ragazzi. Dai, vi lascio andare. Ciao, grazie. Ciao, belli. La fiera, almeno per il Toto, è finita. Siamo appena usciti, siamo stati in tutto due giorni. Questo è il secondo giorno. Non pensavo che la fiera fosse così impegnativa. C'è veramente
una valangata di gente. È stato molto intenso, però veramente spettacolare. Ho incontrato un sacco di gente che normalmente vedevo solo attraverso uno schermo, quindi di questo sono super super felicissimo. Io sono letteralmente distrutto. Spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale, perché presto ci saranno importanti novità, importanti collaborazioni. Non mancate.